Ortensia cercò una sedia. Si chinò in avanti per tirare sulla gonna. Anche se era solo mattina, si sentiva già molto stanca. La fatica di vestirsi, chi l'avrebbe mai immaginato? Marion, invece, si svegliò con il torcicollo. Sapeva non essere colpa della posizione in cui aveva dormito. Era la natura del dolore di chi è anziano a manifestarsi a suo piacimento. Ortensia e Marion, il diavolo e l'acqua santa. In 20 anni di vicinato avevano litigato praticamente sempre. Ortensia era nera, minuta, caustica. Sopportare una spietata discriminazione razziale l'aveva resa rabbiosa, rancorosa. Marion era bianca e molto, molto snob. Aveva rinnegato le sue origini ebree applicando pregiudizi verso tutto e tutti. Ortensia e Marion, l'avvoltoio e la terribile. A unirle furono le circostanze nel 1994, all'interno del microcosmo di un quartiere residenziale di Città del Capo, al numero 10 di Kettering, popolato da soli bianchi, a parte Ortensia. L'apartheid c'è stata davvero, lo sai? Tutte quelle cose sono successe e io non ho fatto niente, anche quando accadevano sotto il mio naso. Passavo davanti alla gente e la ignoravo. Ho rimosso un'intera popolazione. Ho rimosso la storia. E ora sono costretta a fingere. Fingere che non sia successo davvero, che l'abbia letto solo in un libro, per poter dormire la notte. La loro storia di solidarietà inizia qualche giorno prima. Ortensia e Marion hanno quasi 80 anni, si conoscono e detestano da una vita. La loro amicizia inizia qui, anche se vicine lo sono sempre state, senza mai accorgersene. Marion, mi dispiace sul serio. Se c'era una cosa che Ortensia odiava più di ogni altra, era proprio il chiedere scusa.